Domanda non è pellegrina. Due blocchi di quote, una tre. Ma come fai a cedere delle quote che non possono essere cedute? Sono diverse le quote che si possono cedere. Mica sono tutte 100% sequestrate. Sono un po' tuntu. Fammi fare la Ternana sequestrate ufficialmente sotto sequestro. Le quote della Ternana ufficialmente sono divise in tre. C'è l'anonima. Allora, dovrebbe una parte quante ce ne ha Deodati? No, seriamente. Una parte non lascia perdere Deodati. Deodati in gira niente. Ascolta, dai, fammiglielo di bene, sennò non stiamo a fare qui le cose, insomma, ridicole. Allora, la Ternana ufficialmente, questo ufficialmente è detenuta, è divisa in tre parti. Una parte appartiene a una specie a una banca finanziaria, diciamo, non lo so bene, non voglio dire una sciocchezza. Un'altra parte appartengono ai Longarini, diciamo, persona come soggetto fisica, individuale, persona fisica. Un'altra parte appartengono a un'azienda di Longarini, sviluppo editoriale, che però ha avuto dei problemi, adesso non so. Quindi lui diceva Enrico, giustamente. E quelle lì sono quelle di Longarini e quelle della banca teoricamente sono trasferibili. Guardate che a me risulta che il Deodati abbia delle quote, Uno, non sì, so che percentuale, sulla misura camerale, no. Questo no. A me risulta. Vabbè, comunque questo. Non sviare la domanda. È vero, è giusta la domanda. Cioè, le altre due gruppi di quote, quella che appartiene alla banca, a questa banca finanziaria di San Marino, e quelle che appartengono personalmente a Longarini, in linea puramente teorica, se lui le cedesse, sono trasferibili. Se lui le cedesse. E consentirebbero il controllo, diciamo, la maggioranza del pacchetto azionario. Visto che le altre non sono. Vabbè, non hanno diritto. Va bene, ammesso non concesso che è una domanda sia, che non è peregrina. Non è peregrina, ammesso che ci sia un 51 da una parte, un 25 dall'altra, e un 26 dall'altra. Ancora, e il 26 stia stato posto sotto sequestro e via discorrendo, trasferendo il 51 più il 25, certo. Chiaramente il personaggio che le acquisisce. Le quote dovrebbero essere 40. Sì, però il problema è che una società non è che l'amministri con una percentuale delle quote, l'amministri con il 100% delle quote, ovvero con una compartecipazione di quote libere assegnate a vari soci. Però la domanda non è secondo me è giusto. Cioè tu mi dici in sostanza, traducendo, le altre le lasci dove se Deodati prendesse in ipotesi le quote di Longarini, quella parte di quote che non stanno sotto sequestro, potrebbe fare questa operazione? No, certo che la potrebbe più fare. Che altro, quelle che il non fatto sta... che c'è comunque un punto interrogativo. C'è legato alle quote dire, che io penso che la legge italiana poi preveda nel caso di liquidazione. Se ancora, però non però c'è un altro problema secondo me in questo caso, che chi è che va a rilevare una società di cui una parte delle quote ha questo problema, più che altro è quello. Chi è che va a comprare una casa con un inquilino dentro? Mi sembra che ne so già arrivato un paio, no? Allora, esempio banale e banale. Perché Deodati ci è andato? Deodati non l'ha comprata ancora, potrebbe ho essere capito. Una sorta di gestore. Perché ha avuto rapporti con lo giusto. Allora a me non guarda, mi piace questa situazione. Vabbè, l'acqua. La posso dire? Non ha rilevate le quote. Allora, posso dire che non mi piace questa situazione? Di Alberto Gianni, se mi permetti di fare questo caso. Nome e cognome, questo Alberto me lo ha e ce lo ha riferito a più riprese. Longarini si è completamente stufato di questa storia. Ma Dio ha pregato Deodati, adesso vuole prendere la Roma, amico, no? Di vecchia data, caro amico di vecchia data, di levargli sta patata bollente tra le mani, fermo restando il discorso delle famose quote col punto interrogativo. Comunque non è una voce che ha vuole fatto levare sempre la Roma. Così. No, l'offerta a Roma ci ha provato, ma è stata declinata. Io dico fatto solo con la Ternana. Ha fatto sempre così, con le società, specialmente con le società di calcio. Vero. Tutte le società rilevate da Longarini poi sono finite, su Deodati e poi sono fallite. Beh no. Fallite no. No, non direttamente da lui. Non mi ricordo gli anni, ma non è stata così consecutiva la cosa. No, però sono fallite 4 anni dopo e magari Deodati non ci stava più. Non c'entrava niente. Comunque volevo. Attendi a quello che dici. Volevo dire una cosina. Anche perché ci stanno un po' delle verità storiche. Nel senso, volevo dire una cosina su sta storia di Longarini che vuole comprare la Roma. Allora, forse tu che sei romanista. Forse non tutti sanno. L'offerta c'è. Lo dico adesso, sono romanista. Quasi ai livelli di tifo per quello che ho per la Ternana, anche perché ho madre e nonni romani, ci ho vissuto a lungo. Adesso io vorrei capire come uno che non è stato in grado di gestire una squadra di serie C1, perché prima ha fatto retrocedere dalla B, è arrivato 3 volte di fila a salvarsi all'ultima giornata e adesso stiamo... con le pezze, no? Eppure, come si dice io, adesso con una parte delle quote di questa società di C1 sotto sequestro giudiziario mi compro la Roma. Bene, da una parte non ci dormo la notte, dall'altra non vedo l'ora, ma si deve portare tutti si deve portare a Roma, tutti i Montemari, Mascella, Pesce, tutti si deve portare Giorgini.
portateli tutti a Roma, voglio vedere a Roma come vi trattano. Poi dopo vi rimpiangerete Terni, ma Terni non rimpiangerà voi. Questo sia titolare di un impero economico, però sì, ma questo basta. Ecco. Basta. Allora, che questo ci abbia i soldi per fare una guerra. Ecco. È fuori di ogni discussione. Benissimo. Allora io voglio sapere per quale motivo ha tenuto un comportamento pari a quello delle piaghe d'Egitto, lui e chi ha messo qui a gestire. Perché non gli interessa, no? A Terni. Che cosa gli hanno fatto i ternani? Da piccolo qualche ternano gli dava fastidio, gli menava, lo insultava, gli ha fatto un torto, ce lo spieghi. Perché un comportamento come quello che ha tenuto Longarini e chi per lui qui a Terni da 7 anni. Dice Gianni, io se volete lo sciopero. Allora senti, non mi fare dire quello che penso, che se fosse vero parliamo di un caso di bip clamorosa. Beh, ma neanche, perché chiaro? C'ha talmente tanti soldi che ma non ho capito, ma gli ha chiesto il medico, gli ha detto il medico deve prendere la ternana. Una persona vicina agli 80 anni. Infatti. Ecco, stesse a casa. Vale anche lasciasse perdere gli discorso. Spassarelli. Lo stesso discorso vale anche per Teodati, Cioè, beh, ma infatti non mi pare che è cambiato niente. Che potrebbero godersi la vecchiaia con grande disponibilità economica, in serenità, beatitudine e via discorrendo. Ma perché si ficcano in altri meccanismi? Un altro anzianotto che invece perché c'è Arzillo. Perché da far godere, ci sarà... Ecco. Certo. Vabbè, la verità si sa qual è, perché a Terni Longarini non ha avuto in simpatia a Terni, però non la dico qui perché sennò scoppia tutto. La televisione qui è buona, tutto. No, è un disastro. Però, non si sa perché. Vabbè, sì, io non lo so. Vabbè, antipatie. Come diceva qualcuno, taci il nemico ti ascolta. Anche antipatie politiche. Ma sì. Tutto c'è di stare in mezzo. Beh, queste secondo me sono delle. Tutto c'è di mezzo. Tutto c'è di mezzo. Comunque domenica viene il Siracusa, E poi non ce ne frega niente, no. Siracusa, Gigi, no, sennò prima vogliamo fare l'avandare stasera, guarda un po'. Comunque io sono convinto che battendo una più una meno in 12 anni sto tenendo come in diretta. Una cosa vorrei dire, una cosa, io mi auguro soltanto io tanto prima o poi scappa la sciocchezza. Ma mi auguro soltanto, ma che aveva detto Massimo, ho domandato dalla televisione dei tagliorti, lo so, ha detto Massimo della missione 20 secondi, io mi auguro soltanto che Gianni non sia sfruttato per l'immagine che ha su Terni per coprire tutte le manovre. Questa te la appoggio, già stai scivolando. Per coprire. Fammi finire, però io quando parli tu non parlo. Io cerco di limitare. Fammi finire questo concetto. No, non è che non vogliamo far fine a questo. Allora, però attenzione. Fammi finire questo concetto. Bene. Io mi auguro che Gianni non sia non è stato così stupido, preso per coprire un degrado della Ternana che porterà al fallimento. Quindi con l'immagine di Gianni noi sfruttiamo questa immagine per portare la Ternana verso il fallimento. Io mi auguro solo questo. Io ho detto 5 ottobre che falliamo. Puntate del 5 ottobre, andate a riguardare su internet. Io ho detto falliamo. A sostegno di quello che ha detto. Perché non mi stupirei. Perché dopo 5 mesi di 3-4 persone che si mettono intorno a un tavolo, di cui uno è stato presidente di squadre di calcio, quell'altro pure, si va a comprare, va a mettere le buste per comprare a Roma, dicono che è altro schematico, ma non è vero. Dicono che non sa niente della Ternana, ma non è vero. Ah, stai dando del bugiardo a Gianni. È bugiardo. Certe volte opinione di Faustino. È una Marachella. Non è possibile. Che Longarini non sappia nulla di quello che ha fatto in Monte. Come? Ogni mossa una telefonata. Ecco qua. Ogni mossa faceva una telefonata. Ma chi? Bono. Ma bisogna che gli dicevano però. Bono. Io parto ancora da un principio. Lucia, io parto ancora da un principio. Vorrei usare un'espressione leggermente volgare. Non la uso però. Uso. Però Alberto Gianni è tutto meno che un... Tonto. È tutto. Io non ci credo che lui si presti a farsi manipolare, raggirare, a mettere la sua. Perché tra le altre cose. Questo però comporta una cosa, che Gianni a breve
Perché se senti, continua così, vuoi sapere che consiglio gli ho dato a Gianni prima della partita? Quello che gli hanno dato qualche migliaio di Ternana. Caro Alberto, lascia che la Ternana fallisca, prenditela in Serie D e poi riportela in Serie B come hai fatto ai tempi di Del Neri. Pensaci bene a questo, perché rischi la tua immagine. Ma perché fallisce però? Se uno però paga, perché la Ternana fallisce? Fallisce perché...